Volevo ringraziare anch'io Emiliano perché a parte insomma, l'attivismo insieme c'è anche un rapporto d'amicizia e so che il suo passo indietro è stato un gesto d'amore verso questo progetto e movimento e verso le persone che insieme a lui in questi anni hanno dato veramente tutto per questo gruppo. Per aver accolto Federica, perché cioè, sappiamo tutti Federica ha avuto un passato nel PD, quindi la presenza di Federica come candidata sindaco comunque all'interno del gruppo d'Albano significa due cose: primo che c'è possibilità di redenzione anche per quella, e secondo che il Movimento 5 Stelle non ha pregiudizi e quindi ha premiato l'impegno di una persona che ha anteposto il bene collettivo al suo tornaconto personale, al suo posto di lavoro, eccetera. Quindi onore al merito accurato di più questo gruppo. Allora io vorrei parlare di quello che stiamo facendo invece noi come gruppo Camera dei Deputati e Senato con i soldi che ci eravamo impegnati a restituire, che stiamo restituendo mese dopo mese, le eccedenze, metà della nostra indennità e le eccedenze non spese e dei rimborsi spese che ci vengono corrisposti per la nostra attività parlamentare. Siamo riusciti, dopo solo 2 anni di pressione sfiancante, a obbligare il governo ad aprire questo fondo, a rendere funzionante in realtà, perché già esisteva sulla carta, questo fondo per il microcredito, che viene alimentato quota parte da stanziamenti che riusciamo a far mettere in stabilità e quota parte dai soldi delle nostre restituzioni per le quali ci hanno preso tanto in giro, no? Vi ricordate, noi eravamo quelli degli scontrini, così adesso possiamo dire con molta fierezza che ogni scontrino che abbiamo conservato ci ha permesso di dare 10 milioni di euro, e scusate se provo, alle microimprese e lavoratori autonomi del nostro paese. Il microcredito per definizione si rivolge infatti a imprese piccine sotto i 10 dipendenti o a lavoratori autonomi che hanno bisogno di un finanziamento insomma piccolo, non enorme come cifra, ma che sono al di fuori del circuito tradizionale del finanziamento perché non hanno delle garanzie reali, quindi non hanno la casa da offrire come ipoteca, garanzia del credito o un bene insomma che possa fornire la garanzia, e a volte si tratta veramente di cifre tutto sommato piccole, insomma 10, 15, 20 mila, 25 mila euro. Il fondo questo qui eroga dei finanziamenti fino a 25 mila euro o in alcuni casi 35 mila su particolari progetti in particolari condizioni che poi vi spiegherò. E quindi è però quella piccola cifra che può permettere a un negoziante, che ne so, di fare il riassortimento per la stagione, può permettere a un professionista di comprarsi uno strumento particolare che gli serve, un artigiano uno strumento particolare che gli serve per il suo lavoro, quindi dà quel contributo, quell'aiuto concreto che può sembrare poco ma che in realtà permette ad una persona, magari con una famiglia eccetera, cioè di poter lavorare e vivere dignitosamente e garantirsi dignitosamente di che vivere. E il fondo è appunto, vi dicevo, per l'anno 2015 ha una dotazione di 40 milioni di euro, 30 milioni sono stati messi dal MISE, siamo riusciti in stabilità 2015 a farli inserire, 10 milioni vengono dalle nostre restituzioni. E come si alimenterà a seguire? Si alimenterà sia per i soldi che noi continueremo a restituire, sia per i soldi che verranno restituiti delle rate dei finanziamenti che saranno erogati nei prossimi mesi, quindi man mano che vengono restituite si ricostituisce il fondo, e sia dagli stanziamenti che di nuovo riusciremo a far mettere in stabilità da parte del governo. Le principali caratteristiche sono, come vi dicevo prima, l'assenza di garanzie reali. Non devi andare a offrire un immobile, un terreno, un'auto a pegno del fatto che tu restituirai il finanziamento.
il fondo eroga, il fondo garantisce l'80% delle somme che sono stanziate dall'agente del microcredito, che può essere una banca, un intermediario finanziario, comunque un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia. E significa l'80% che se io ho bisogno di 10.000 euro di finanziamento, la banca me ne dà 10.000, l'80%, quindi 8.000 sono garantiti dal mio fondo e qui, e sugli altri 2.000 la banca comunque non mi chiede garanzie. La garanzia è a titolo gratuito. Ha un iter procedurale l'accesso a questo fondo molto snello, con dei tempi anche molto brevi. E c'è per tutta la durata del finanziamento la presenza di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per vedere che effettivamente, che ne so, l'attività che io ho aperto con questo finanziamento stia andando nel verso sperato, e poi magari hai anche la consulenza per poter andare ad effettuare quei correttivi che ti permettano poi di migliorare la tua attività. Chi può beneficiare del microcredito? Allora, chi vuole avviare o sviluppare un'attività di lavoro autonomo o di microimprenditorialità? Microimpresa, vi dicevo prima, per requisiti dell'Unione Europea, è un'impresa sotto i 10 dipendenti o con un fatturato, se è già aperta, inferiore a 2 milioni di euro, o comunque un fatturato atteso, nel caso di avvio di nuova attività, inferiore ai 2 milioni di euro. Scusate se io leggo, ma non è che me la ricordi proprio tutta a memoria, perché ci sono un sacco di cose. Lavoratori autonomi, tutti, commercianti, professionisti, avvocati, medici, notai, consulenti del lavoro, giornalisti, psicologi, molti giornalisti, quando abbiamo presentato il microcredito, ho detto, ma sai che a me tutto sommato 20.000 euro mi potrei mettere a fare una società con lui, fa il cameraman, io faccio, che ne so, l'editing, l'altro fa le cose, ci hanno iniziato a guardare con un altro occhio, devo dire, da che gli abbiamo presentato il progetto. Possono accedere le imprese individuali titolari di partita IVA da meno di 5 anni con un massimo di 5 dipendenti e queste microimprese a responsabilità limitata semplificata o società cooperative, sempre con aperte da meno di 5 anni e con meno di 10 dipendenti. Sono escluse delle imprese che al momento della richiesta ripresentino delle caratteristiche particolari legate a presentazione dei libri contabili in tribunale per fallimenti, eccetera eccetera. Questo che io vi sto dicendo, tra l'altro, è la nota tecnica che è stata redatta e che trovate nel nostro sito microcredito5stelle.it. quindi adesso io vi sto dando tutta una serie di informazioni, però tutto quello che sto dicendo è una nota che si scarica dal sito, quindi chi è interessato consiglio di andare. Come funziona? Allora, io ho un progetto, voglio aprirmi un'attività, vado da un consulente del lavoro, perché l'ordine dei consulenti del lavoro ha messo a disposizione, a loro insaputa direi, visto come è partito all'inizio, i consulenti del lavoro gratuitamente, quindi ci teniamo a dire gratuitamente, di questi li ringraziamo, e per l'attività preparatoria alla presentazione della domanda, che avviene attraverso il sito del microcredito collegato al portale del Ministero dello Sviluppo Economico. Significa che voi andate da un consulente del lavoro, la cui lista trovate sempre sul sito microcredito5stelle.it. tra l'altro parlavo prima con Federica e loro hanno fatto una verifica, vuoi dirlo te? Allora, nel volantino che trovate sui tavoli noi abbiamo pensato già di fare una piccola verifica, abbiamo chiamato i consulenti di zona che erano indicati sul sito, abbiamo visto che ce n'era uno ad Albano, ci abbiamo parlato, era consapevole in questo caso, non era a sua insaputa, è disponibile, quindi è preparato sull'argomento e abbiamo appunto già messo il suo riferimento qua sotto, quindi Enrico Valentini, via Parco della Rimembranza 16 eccetera, trovate tutti i riferimenti, quindi già, diciamo, una prima scrematura l'abbiamo fatta per agevolare. Grazie.
Ecco, questo è anche bello, il bello del movimento, perché una persona non sta lì con le braccia conserte ad aspettare che gli arrivi la pappa pronta, però giustamente uno dice fammi fare una telefonata, fammi vedere se effettivamente, mai credere a quello che vi dicono, sempre verificare, giustamente alzare il telefono e dire ma tu lo sai, lo fai, eccetera eccetera. Quindi io vi invito, anche se andate dagli altri operatori che trovate su questo sito e loro non dovessero dare la disponibilità in questo elenco che trovate sul sito, dateci dei feedback in modo che pure noi possiamo poi sollecitare l'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro a sensibilizzare i loro aderenti. Quindi andate dal consulente del lavoro, in questo caso c'è questa persona che è conscia di quello a cui andrà incontro, lui fa tutto un check sui documenti che poi alla fine sono l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'apertura della partita IVA, il codice fiscale, il certificato di iscrizione all'ordine professionale a seconda della tipologia di soggetto richiedente, e vi prepara, insomma, e vede, verifica soprattutto se voi abbiate i requisiti normativi per poter accedere a questo fondo. Dopodiché a metà aprile, ma è probabile, visto che ancora mancano le modulistiche, il sito, il Ministero dello Sviluppo Economico farà il famoso click day, quindi io me lo aspetto tra metà e fine aprile. Comunque se vi iscrivete sul sito microcredito5stelle.it, come arriva la data ufficiale, noi manderemo mail a tutti in modo che tutti sappiano in tempo reale il giorno. Il click day significa che si va sul portale del microcredito e si prenota attraverso la compilazione di un apposito form, quindi da lì la parola click, si prenota la propria tranche di finanziamento richiesto. Dopodiché si hanno 5 giorni dal momento della prenotazione, quindi voi avrete il buon esito della prenotazione, la stampate e andate presso l'operatore abilitato per il microcredito, che può essere una banca, un intermediario finanziario o appunto un operatore abilitato da Banca d'Italia. Vi consigliamo di andare prima, ovviamente non arrivare dopo aver avuto il buon esito dell'istruttoria, cioè della prenotazione della cifra, andare a cercare l'istituto che eroghi il microcredito. Vi consigliamo di andare prima a chiedere appunto alle varie banche oppure istituti di finanziamento che fanno attività di microcredito, che effettivamente loro svolgano e aderiscano a questa attività. Tra l'altro, sempre per un discorso di proattività, allora, tutta questa operazione, compresi i servizi di assistenza, monitoraggio per tutta la durata del finanziamento, eccetera, eccetera, ha un costo di intermediazione praticamente dell'operatore che eroga il finanziamento, ha un costo di finanziamento che è pari a un tasso di interesse dell'8,47%, o meglio, pari al massimo a un 8,47% che è il tasso fissato da Banca d'Italia. Perché dico al massimo? Perché per esempio degli attivisti della zona di Salerno sono andate presso delle piccole banche di zona, delle banche cooperative, e hanno spuntato un interesse del 3%. Quindi anche lì attiviamoci tutti per andare a trovare le banche, poi magari passare parola al gruppo di zona in modo che pure lì l'informazione viene diffusa e veicolata, perché ci sono delle banche che sono interessate a questo progetto e fanno anche dei tassi di interesse molto interessanti. Dopo quindi aver prenotato attraverso il sito il proprio finanziamento, si hanno 5 giorni per andare in banca o insomma dall'ente finanziatore e completare la procedura. E la risposta e l'erogazione definitiva avverrà in un tempo massimo di 60 giorni, quindi insomma diciamo che in 2 mesi e una settimana la cosa andrà in porto. L'ammontare massimo dell'importo finanziabile e le caratteristiche dei finanziamenti. Vi dicevo, l'ammontare massimo sono 25.000 euro che possono essere aumentati di ulteriori 10.000 euro qualora il contratto di finanziamento preveda un'erogazione frazionata. Quindi non mi prendo tutti i 25.000 nella prima tranche, però dico intanto me ne prendo 10.000 e poi magari arrivo ai 35.000 in fasi successive, e alle seguenti condizioni: che il pagamento sia puntuale delle ultime 6 rate sia puntuale, che nelle attività di monitoraggio del progetto siano stati raggiunti quei risultati intermedi che erano attesi nel momento in cui uno appunto ha preparato il progetto,
E basta, fondamentalmente la durata massima del finanziamento sono 7 anni, possono arrivare a 10 per attività di formazione. Le finalità del finanziamento: serve per acquistare beni o servizi, serve per retribuire nuovi dipendenti che si vogliano assumere o nuovi soci lavoratori nel caso di cooperativa, al pagamento di corsi di formazione e corsi di formazione anche di natura universitaria e post-universitaria, quindi microcredito per un bel master ad esempio, che ti formi e ti permetta poi, si spera, di trovare un lavoro che ti piaccia. Servizi ausiliari, ve lo dicevo, tutta la parte di assistenza per la contabilità, l'amministrazione, i piani di marketing, il posizionamento del prodotto, il prezzo, tutte queste attività qui chi eroga il finanziamento fa gratuitamente, o meglio compreso nel costo del finanziamento stesso, questi servizi. Spero di aver dato una panoramica generale rispetto a come funziona questo strumento. È uno strumento in cui noi crediamo molto, crediamo tanto anche nelle persone che lo riceveranno, che sapranno farne buon uso, perché serve veramente, a volte serve poco, serve veramente poco per dare quello scatto di reni e ricominciare e ripartire. E sono a disposizione per ulteriori domande, intanto però passo la parola a Silvana e vi ringrazio. Thank you.